Nel nome del Pater, Filii, Spiritus Sanctus. E ma giusto. Care amiche ed amici, anzi prendo un altro cuscino, faccio prima. Care amiche ed amici, soprattutto care sorelle e cari fratelli, benvenuti, bentrovati, che il cielo vi benedica a questa nuova trasmissione. L'altra volta abbiamo parlato dei Vangeli ed io l'ho fatto senza disporre dei testi canonici. Abbiamo parlato delle scritture eretiche, dei Vangeli apocrifi. Adesso, naturalmente, non possiamo fare a meno di accennare al diavolo, colui che il nostro amico Matteo Montesi, a cui mando un saluto, chiama il diavolo, il diavolo. Questa è un'opera scritta da Alfonso M. di Nola per conto della Grandi Tascabili Economici Newton, che mi è costato negli anni 90, nella seconda metà, lire 4.900. Si poteva comprare un libro. Oggi con 2,5 euro non te lo compri. Forse usato sì, ma io non te lo vendo, me lo tengo. Allora, care sorelle e fratelli, iniziamo a vedere questa figura del demonio, come si è presentato lungo la storia dell'umanità. Perché, anche se sembra strano, è una figura ubiqua, trasversale, ha attraversato ogni civiltà. Quindi qua figura che c'è la nascita del diavolo, l'atto di nascita del demonio. Non è un certificato. Per esempio, nel XV secolo c'è una illustrazione in cui il diavolo rapisce una persona viva. Poi il diavolo nella psicanalisi, chiaro, l'alienazione dell'altro in chiave religiosa corrisponde alla demonizzazione dell'altro. L'altro passa a essere o un demonio, oppure un invasato, un assatanato, un eretico e un sovversivo. Quindi, come si interpretava cattolicamente la Chiesa luterana? Come qualcuno, Martin Lutero, ispirato dai demoni, lo si demonizzò. Naturalmente, Martin Lutero fece la stessa cosa dei cattolici e del Papa. Quindi il diavolo appariva anche nei nostri sogni.
vede una foto del diavolo con testa di maiale o di cinghiale, e poi si scrivevano dei patti diabolici col sangue, come in Faust. Poi il cane deve essere colui che spia tutti i cani del circondario ad abbaiare giusto quando io faccio dei video. Non so se l'avete ce l'avete presente, però ogni volta che in vesti di reverendo faccio un video, i cani abbaiano. Già il diavolo era presente nelle popolazioni primitive. Quindi facciamo questo excursus illustrato. Chiaramente io non maneggio bene l'editore di video come per integrare i miei video con le foto. Quindi nella storia del pregiudizio i selvaggi vennero rappresentati come mangiatori di carne umana. Qui i cannibali Amazzonia, i cannibali Tupinaba della prima edizione Marburgo 1557 della Wahrhaftige Storia di Hans Stahl. Quindi i primitivi selvaggi erano satanisti per i civilizzati europei. Ma il demonio appare in molte religioni e culture anche non cristiane. Anche per i Maya, gli Aztechi, i Toltechi. Il mondo si avrà a distruggere per opera del demonio. La signora degli inferni Aztechi. Poi vabbè, la demonologia nell'Iran. Zoroastro che si oppone al demonio. Demoni e gnosi. Questa figura gnostica sembra ispirare i personaggi di Lovecraft, Howard Philip Lovecraft, con quella specie di essere che ha il collo così largo e la testa che sembra di pesce o di aragosta. Lucifero che si mangia un condannato. Ecco, la gente credeva in queste cose nel Medioevo, che esisteva un enorme demonio chiamato Lucifero nell'inferno e che si mangiava perpetuamente i condannati all'eternità. Oggigiorno, voi credenti, e la Iglesia cattolica, la Chiesa cattolica, fomenta questo tipo di credenza. Oggigiorno a voi fa più comodo credere che ci sia solo Dio e il paradiso che vi attende, al limite qualcosa di purgatorio, ma già non credete più nel demonio né nell'influenza del male nel mondo. E quindi la Chiesa propone una versione della religione più soft, perché altrimenti la gente con la promessa dell'inferno eterno oggigiorno cessa di credere quel poco che credeva. E invece io dico no, proprio perché sto abbracciando la professione di fede, aspettando in questo modo di ricevere un soldo
perché in Italia di professioni non se ne trovano e di mestieri neanche. Quindi io già c'ho l'abito talare, perché così riceverò magari un soldo abbracciando la professione di fede, che è sempre una professione come un'altra. Potrei abbracciare la professione di avvocato, di dentista, di macellaio o di architetto. Invece preferisco abbracciare la professione di fede, che non è la professione di giornalista, cioè la professione di Emilio Fede, è la professione di fede. Però oggigiorno la Chiesa spaccia un nuovo dogma, cioè Dio è buono con tutti. Non si parla più del demonio, non si parla più di castighi e condanne eterne, non si parla più di fustigazioni ed autofustigazioni, di condanne all'eresia, ma si dice che in pratica basta donare soldi alla Chiesa, che poi non andranno ai poveri perché solo 1 euro su 1000 va ai bisognosi, perché le enormi porte, cancelli del paradiso si aprano di pari in pari e l'anima del defunto possa entrarvici. Una volta si credeva invece, lo disse Dante Alighieri, che le porte dell'inferno erano larghe, invece quelle del paradiso strette. Oggigiorno le cose sono cambiate. Una buona donazione ti apre le porte del paradiso. Forse era così anche nel passato, ma oggigiorno già non si accenna più al demonio né all'inferno. Vari sigilli gnostici. Lo gnosticismo interpretava demonio dal greco daemon, che era cosa diversa, ben diversa dal demonio cristiano, bisogna dirlo. La concupiscenza ispirata dal demonio nel Medioevo. L'amore, se non regolamentato secondo gli ordinativi della Sacra Romana Chiesa Cattolica Apostolica, bla bla bla, diventava una cosa concupiscente, pruriginosa, una fornicazione. Allora era ispirato dal demonio. Se invece si copulava nella forma corretta, poi parlano nel cattolicesimo della spiritualità nell'amore, ma quando si arriva a regolare le relazioni carnali nel loro aspetto fisico, c'è poco di spirituale. E quindi le ore e i tempi nel quale consumare l'attività sessuale hanno poco a che fare con il romanticismo come lo intendiamo noi. Per cui il cattolicesimo a letto è poco romantico e molto pornografico. Poi qua c'è per i Mandei. La Sharat era la nave che portava le anime dei giusti alla casa di Abatur. Come potessero immaginarsi una cosa simile se non riprendendole da altri miti e leggende come quelli di Caronte? Dove hanno visto una nave che riporta le anime nel mondo dei giusti? Poi qua c'è la sfera del Sagittario. Ogni segno astrologico c'aveva la sua sfera. Da dove hanno levato queste sfere non si sa. Non ci sono prove scientifiche. Nelle credenze gnostiche, mandee e manichee, i segni celesti che avevano carattere negativo o positivo nell'astrologia classica si presentano come demoni malvagi.
Gli gnostici vedevano tutto quello che gli altri vedevano come positivo, come malvagio, includendo il Dio degli ebrei e dei cristiani, perché erano il demiurgo che aveva creato il mondo. Dio, in quanto intangibile, non lo poteva mai aver creato. Per cui il demiurgo, incaricato da Dio di creare il mondo, avrebbe tradito le aspettative divine e lo avrebbe creato corruttibile. Da qui che gli gnostici, attraverso la conoscenza, pretendono risalire alla causa prima, causa di tutte le cause, Dio stesso, che è incorruttibile, e i catari, per esempio, praticavano l'eutanasia, si suicidavano. Figura del demoniaca manichea. I manichei che contrapponevano il bene al male e avevano fatto un sincretismo fra le varie forme di cristianesimo e di religione dell'epoca, incluso il buddismo. Nel dualismo cristiano, il testo evangelico origina l'opposizione fra le due religioni, paradisiaca, perdon, fra le due regioni, paradisiaca e infernale, intermediate dal mondo umano sotto la signoria della morte. In pratica, sì, c'è anche una religione demoniaca, perché oggigiorno sono molti coglioni che si dicono satanisti. Non me ne abbiano, ma se già Dio non esiste, essere satanisti è una quadruple coglioneria. Quindi il mondo umano sta sotto la signoria della morte. Quello divino. Vabbè, poi ci sono tante illustrazioni belle. L'eredità demonologica del manicheismo, Priscilliani, Pauliciani, Bogomili, Catari, Albigesi, che contrapponevano bene a male. La tradizione diabolica presso gli slavi, i balti, gli ugrofini. Nel mondo slavo e ugrofinico appare la decisa identificazione del drago con il demonio. In rumeno drac significa appunto diavolo, diavolo. Qui è raffigurato un drago in un'incisione di Ulisse Aldobrandi. Da qui il conte drac o Dracula, il conte demonio, perché era crudele con i suoi nemici, cioè gli islamici che volevano conquistare l'Europa, che lui li faceva impalare. Quindi più diabolico di così. Poi si dice che banchettasse nei pressi delle impalazioni. Poi vabbè, si va all'antica Roma. India. Volete vedere qualcosa dell'India? Un demone indiano. Certo, Suniya Yakka, uno dei più temuti demoni induistici, circondato da cobra, porta dolori di viscere, fratture, crampi e disturbi vari a donne e bambini. Le forze demoniache in India. Vabbè, ci sono tante illustrazioni di demoni. Il mondo mesopotamico, i diavoli cinesi. C'è un diavolo tibetano che però anche fonte di illuminazione, perché rappresentando le negatività tu le puoi superare. C'è questo,
che non c'è un dualismo nel buddismo, ma un trascendimento del bene e del male. Vajrapani, una delle 52 divinità feroci e terribili che nel buddismo tibetano sono proiezioni della mente immersa nel mondo illusorio. Quindi, se tu riesci ad identificarti con una proiezione illusoria, sapendo che è una proiezione illusoria, riesci a trascendere quell'illusione. Poi che dire? Vabbè, stregoneria in Occidente. La possessione nelle tradizioni occidentali. Faust nel cerchio magico evoca il demonio. Come si può credere a queste cose? Lo dico io, no? Adesso basta. Poi ci sono i famosi grimoire o clavicole, come la clavicola di Salomone, che è divisa in tre parti per evocare enti buoni, enti semibuoni o semimalvagi ed enti malvagi. Vediamo se la troverò per voi. Mi faccio una scappatella e vengo. Salve, sono di ritorno. In un'altra occasione vi ho accennato alle opere di Ripple o Rip, Ripple credo che si chiami. Però non è una magia convenzionale né bianca né nera né rossa, quindi mi astengo adesso dal parlarne. Forse ne farò un altro video a parte, perché lui crede di trovare molta ispirazione nelle opere di Howard Philip Lovecraft e di Aleister Crowley, anche se la sua interpretazione è molto libera e poco tradizionale. Andando a cercare, che non lo trovavo, l'opera di Aleister Crowley, o meglio il trattato, ho trovato anche di Jean Rivière, che la Mediterranea ne ha pubblicato molte di opere di Jean Rivière, rituale di magia tantrica indù. E c'è da dire che non sono proprio opere demonologiche, nel senso che per l'induismo non c'è una contrapposizione tanto feroce fra bene e male, ma le stesse divinità, nel loro aspetto distruttivo, possono essere benefiche, come Durga, Shiva, e le stesse divinità benefiche possono essere malvagie, dipendendo da come uno le evochi. Quindi ci sono vari rituali. Generalmente loro impiegano degli yantra come questo con dei mantra e poi scrivono delle sillabe nello yantra, che è una figura geometrica sacra. Fanno dei talismani con queste figure geometriche che contengono già, per esempio, le sillabe rim negli angoli esterni e poi nell'interno si scrive un mantra specifico, e questo serve il controllo soprannaturale. Poi ci sono degli yantra di dominazione, degli yantra che si devono scrivere e orientare nell'est, nel sud, nell'ovest, nel nord, nel sud-est, sud-ovest, nord-ovest, nord-est. A seconda dell'orientazione del mantra ci saranno dei suoni specifici, come Dram, Dream, Klim, Bloom, Shah, Husk, Prem, Krum, eccetera. Però in linea generale si può parlare
E c'è molto in comune con l'Umbanda, il Candomblé, la Macumba, che sono tutti riti afroamericani di ispirazione animista e kardakiana. Anche la magia degli yantra, si scrivono a volte nel pavimento con il gesso queste immagini geometriche, si scrivono delle sillabe e si scrivono dei mantra delle divinità o degli enti specifici invocati. Però inutile vedere tutti gli yantra, tanto la magia indù generalmente non è né bianca né nera, ma dipende come si orienta l'incantesimo, come si scrive, come si pronuncia lo stesso mantra, le stesse sillabe, dal rituale come si realizza, dall'ente specifico, sia una immagine allegorica, intermediaria, una divinità, uno spirito, e per quale missione, ossia come rivolta la stessa missione, il dominio, il controllo, la ricchezza, può essere per vendicarsi, può essere per arricchire qualcun altro, per fargli del bene, per farsi del bene uno stesso. E poi naturalmente passiamo a quello che vi avevo promesso prima. Goetia, la chiave minore del re Salomone, il libro degli spiriti. E questo penso che sia la Goetia diabolica, credo, perché ci sono 5 libri, mi sembra, che sono stati pubblicati. La prima parte è un libro di spiriti del male, la seconda parte è un libro di spiriti cattivi, in parte cattivi, in parte buoni, la terza parte tratta degli spiriti che governano le ore planetarie, la quarta parte di questo libro si chiama Almadel o Salomon e contiene gli spiriti che governano le 4 alture o i 360 gradi dello zodiaco. La quinta parte è un libro di orazioni e preghiere. Infatti ci sono orazioni e preghiere. Quindi in questo stesso libro, questo stesso libro ci sarebbero gli spiriti cattivi e gli spiriti buoni. Quindi questi sono spiriti, anche se io lo vedo molto piccolo come libro. Credo che si riferisca a parti come libri, perché qua ci sono pochi spiriti, poche pagine. Quindi non vorrei che fossero tutti cattivi, che si li evochi. Comunque non c'è la forma attraverso specifica attraverso la quale li puoi evocare, cosa che fa anche confondere. Ma accanto al sigillo di ogni spirito c'è la sua descrizione. Per esempio, Buer, decimo Buer. Il decimo spirito è Buer, grande presidente. Potrebbe essere stato Ciampi. Appare in Sagittario e prende la sua forma quando il sole sta in quel segno. Insegna filosofia morale e naturale, l'arte della logica e le virtù di tutte le piante e le erbe. Cura tutte le malattie e proporziona buoni spiriti familiari. Governa 50 legioni di spiriti e questo è il suo sigillo che si deve usare quando lo si invoca. Buer. C'è anche scritto per chi avesse dei dubbi, Buer sul sigillo. Se si scrive per terra, si scrive corretto, che si può leggere dall'alto, dovrebbe essere uno spirito buono, perché se invece si scrive al contrario, si dovrebbe leggere dal basso e allora dovrebbe essere uno spirito cattivo. Ma a volte questa, se si scrive al contrario, dicevano che era nel sigillo uno spirito cattivo. Ma qua dice che nella prima metà dell'opera, nella prima parte delle 5, ci sono solo spiriti
cattivi. La verità è che, a parte esserci un codice del dottor Rude che va da 73 a 114, qua ci sono soltanto sigilli di 72 spiriti. Quindi che significa? Che Aleister Crowley o ha scritto 5 libri così, e se questi sono gli spiriti a metà buoni, a metà cattivi, dal 73 al 144, questi fino al 72 sono solo malvagi, e lui non lo ha specificato, come perché la gente li adori. Oppure questo è l'unico libro della chiave di Salomone, della clavicola di Salomone, per cui lui ha scritto sommariamente gli spiriti intermedi e ha omesso di pubblicare gli spiriti buoni, e ti ritrovi con la descrizione e i sigilli di solo gli spiriti cattivi. D'altra parte si sa che Aleister Crowley era un occultista, un esoterista e un satanista, quindi era poco interessato all'adorazione degli spiriti buoni e cattivi allo stesso tempo, e men che mai agli spiriti buoni. Lui, quello che gli interessava erano gli spiriti puramente malvagi. Quindi questo libro contiene gli spiriti indubbiamente e senza ambiguità malvagi, uno più malvagio dell'altro, partendo da Bael, che è il primo spirito principe, che conferisce l'invisibilità e balle del genere, per chi ci crede, che poi molta gente ha fatto patti demoniaci andando a firmare il contratto col sangue e non ha avuto nulla in cambio a parte della morte, perché è morta dissanguata. Quindi per me sono castronerie, però ve lo dovevo presentare parlando del demonio. Quindi, per non fare il video troppo pesante, care sorelle e fratelli, il vostro reverendo arcivescovo, arcidiacono, ateo, arciateo, Santen Chan, vi benedice nel nome del Padre, Spirito e Spirito Santo, e vi saluta. Alla prossima volta.